Pare che il caos dovuto alla nuova raccolta differenziata ad Agropoli stia man mano rientrando. Diversi sono i sacchetti ancora non conformi lasciati in strada da parte di cittadini che probabilmente anche in passato la raccolta differenziata non l'hanno mai fatta. Risultati più che positivi arrivano da Palazzo di Città. Sembra che ci sia stata una forte inversione di tendenza nel conferire il rifiuto, a dichiararlo il sindaco Coppola, che annuncia la pubblicazione dei risultati del primo mese di raccolta nei prossimi giorni. Quando c'è un cambiamento o in generale quando si richiede un approfondimento, ci può essere un tempo in cui le persone rimangono un poco stordite, per non dire altro, insomma. Quindi era prevedibile che passasse qualche giorno in cui qualche sacchetto rimanesse per strada. Certamente alcuni fenomeni non sono accettabili, perché è accettabile che ci sia il sacchetto sbagliato sotto l'abitazione. È poco accettabile che si creino dei cumuli di rifiuto dove il cittadino, proprio perché magari ha la preoccupazione che sbagliando la raccolta possa incorrere in una sanzione, prende la busta e la va a buttare in un luogo diverso. Se la mette in macchina, gira per la città e dove trova il primo comune la butta. Questa è una cosa più grave, è una cosa che diciamo ci fa pensare male. Mi auguro questo fenomeno sia limitato, che non si ripeta, altrimenti sarebbe veramente una cosa brutta per la nostra città. Oggi la città però nella giornata di oggi ha avuto una giornata diversa, mi sembra che i sacchetti siano molto pochi in giro, e mi auguro che settimana per settimana si riduca fino a scomparire e tornare nuovamente alla normalità. Detto questo, posso dire però che nei prossimi giorni daremo i risultati però della raccolta, dove dimostreremo che comunque, nonostante tutto, c'è stata già una forte inversione di tendenza sulla produzione del rifiuto. Vi anticipo soltanto, insomma, che credo che si possa dire che la produzione dell'indifferenziato sia diminuito quasi della metà, che il multimateriale, la carta e il cartone, il vetro siano aumentati, poi vi diremo di quanto, ma carta e cartone è più del doppio, perché un fenomeno che abbiamo notato è che la carta e il cartone veniva messo nell'indifferenziato, non veniva messo a parte, tant'è vero che abbiamo quantità assolutamente in questi giorni raccolte assolutamente lontane dalle raccolte del passato. Noi abbiamo analizzato la serie delle consegne e abbiamo visto che questa quantità ha avuto uno schizzo in avanti elevatissimo, non giustificabile da una congiuntura particolare. Quindi vuol dire proprio che la carta e il cartone non veniva messo fuori, veniva messo dentro l'indifferenziato. E questo è un segnale importante, perché carta e cartone è un materiale, insomma, che può essere facilmente riciclato e quindi va nella giusta direzione. E quindi quella carta, quel cartone che prima appesantiva il sacco nero, per intenderci, oggi è a parte e può essere riciclato. Questi sono i segnali positivi che derivano da una buona raccolta. Però mi riservo, insomma, di terminare poi il mese per avere degli andamenti più chiari, più precisi, e certamente vi segnalerò il nuovo andamento, sperando, come ho detto, che si arriverà presto alla normalizzazione.